Il tema della sicurezza è salito prepotentemente alla ribalta in questi giorni d'agosto, quando la politica è in ferie, ma il traffico, date le presenze turistiche, è aumentato notevolmente. Ormai non passa un giorno che non si verifichi un incidente e a farne le spese sono soprattutto i ciclisti. Per il presidente dell'associazione Forbici, Eugenio Cassiani, l'amministrazione comunale non può continuare ad essere inerte, deve intervenire per rendere sicuro il transito delle due ruote e rendere la città a misura d'ambiente. Sicuramente ci interessa l'aumento delle zone a traffico limitato, come potrebbe essere la via Cavour, ma anche questa zona qua del porto, nei periodi dove c'è maggior afflusso di turisti e anche frequentatori delle attività. Infatti, come detto all'inizio, qui in questo pezzo di strada c'erano auto e parcheggio per le auto, invece è diventato proprio un salotto per la città. Salvo che questo salotto è attraversato da una strada che, con tutti i rischi che possono portare proprio all'attraversamento delle auto, come è successo anche con incidenti anche gravi. Cioè, a volte nel nostro comune si parla troppo se fare o meno una pista ciclabile. Non è più il tempo di pensare se farlo o meno, bisogna farle. Però, quindi bisogna ragionare come farle. Quindi nei dettagli dobbiamo discutere con le varie associazioni, anche locali, anche naturalistiche, eccetera, ma non se farla o meno, ma come farla e nel miglior dei modi. Perché come è successo per dire per la ciclabile dell'Arzilla, lo stesso, c'è adesso un punto molto insidioso che è il passaggio sopra l'argine dell'Arzilla. Chiediamo la realizzazione per esempio di un sottopasso più a monte, più verso il lato Pesaro, perché quello anche è l'ingresso della ciclovia adriatica a Fano. Un obiettivo perseguito da Forbici è anche quello dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Che cosa proponete a questo riguardo? Lo stesso, favorire spazi sicuri per ciclisti e pedoni favorisce anche passaggi sicuri per eventuali disabili, ma anche famiglie con i passeggini, eccetera, come può essere un sottopasso fatto ad opera d'arte, come può essere la stazione con dei passaggi sicuri per biciclette e pedoni, ma anche per chi ha no, carrozzina, ma non solo i disabili, ma anche i bambini e le famiglie con i bambini. Inoltre, come associazione collaboriamo da un po' con altre associazioni di ragazzi disabili, con cui abbiamo anche organizzato una bella manifestazione, la Fosse Ombrone Furlo, dove siamo riusciti a portare circa 60 persone, tra cui anche ragazzi disabili, da Fosse Ombrone fino al Furlo in bicicletta, per fare in modo che far capire che anche tutti possiamo andare in bicicletta e muoverci in bicicletta. Se ci sono opere in più che lo consentono in sicurezza, ben venga.